Avevo perso la pistola nell'incidente e Barry era svanito nel nulla. Barry! Barry! Oh, amico, stai bene! Che bello risentirti! Stavo cercando di uscire dalla macchina, ma il terreno ha ceduto! Accidenti, che salto! Tranquillo, il tuo cartonato è ancora intero! Lascia stare! Tutto bene? Ho preso dei cespugli, ma neanche un graffio! Non c'è modo di scendere, però! È come un muro! Oh, Al, qualcosa si muove laggiù! Barry è un posseduto! Usa un bengala, Barry! Sì! Barry, stai bene? Tutto bene, Al! Alla grande! Credo che non avesse mai incontrato gente di New York! Dovrei di raggiungere la fattoria, Al! Ti aspetto! Barry, aspettami e basta, ok? Al! Io qui non ci resto, è un suicidio! Vado alla fattoria, di nuova scoperta, a scoprire la zona. Poi mi raggiungi. Non preoccuparti, ci penso io! Adesso è Rambo. Sarebbe stato un disastro se non avessi raggiunto Barry. Quando si fermò alla fattoria degli Anderson, Walter si sentì sollevato. L'oblio era vicino. I fratelli avevano di certo una brocca o due di whisky di contrabbando, ma poi vide l'uomo sulla veranda e lo riconobbe. Mentre guidava per salvare la pelle, sapendo che era tutto inutile, si accorse di piangere solo quando le lacrime offuscarono la strada. Speravo di trovare un generatore funzionante nei paraggi per accendere le luci vicino al cancello.
L'agente Nightingale fissò lo scrittore svenuto. L'uomo stava smaltendo una notte d'inferno. Nightingale invidiò lo stato di oblio di Wake, ma aveva una missione da compiere. Puntò la pistola alla testa di Wake e fu sul punto di ammazzarlo. Gli tremava la mano e aveva la gola secca. Stringendo i denti, tentò nuovamente di premere il grilletto, ma perse il coraggio. Wake si mosse. Nightingale avrebbe dovuto accontentarsi di un arresto. Percepivo dei movimenti tra gli alberi. Affrontare il nemico senza un'arma era pericoloso, ma non avevo scelta. Stava abbandonando la fattoria e andava più o meno nella mia direzione. Per quanto ne sapessi, era Barry, vittima dei propri eccessi di fiducia. L'auto era diretta verso il cottage. Non era lontano. Se era davvero Barry, avrei presto visto i danni. Pagina nel posto giusto e al momento giusto per mostrarti come si sviluppa la storia. Avevo intravisto quella luce in precedenza. L'avevo vista nel mio sogno. Era un astronauta o un sommozzatore in una grossa tuta. Era colui che aveva messo le pagine sulla mia strada. La presenza oscura seguì il copione preparato per lei nel manoscritto. Divenne sempre più forte, spostandosi come una tempesta da una scena di distruzione all'altra. Ma era obbligata a seguire la storia e legata al luogo da cui proveniva. Una volta che la storia fosse arrivata alla sospirata fine, lei sarebbe stata libera.
l'uomo aveva lasciato un anno. Ora avevo la possibilità di raggiungere la fattoria. Il temporale infuriava quando i fratelli Anderson uscirono barcollando dalla clinica, seguiti dagli altri pazienti. Sapevano che questa volta non sarebbero tornati. L'oscurità che li avvolgeva pulsava di orrore, ma Thor e Odin non erano spaventati. Avevano uno sguardo scaltro. Conoscevano tutti i passaggi segreti e c'era sangue sulle loro mani. Avevano già affrontato quelle ombre. Vedevo l'auto, ma non c'era traccia del conducente. Ehi! C'è nessuno? Barry! No! Danny, non sei! Per favore! Ma che diavolo! Cosa sono? No! 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 Mi dispiace! Ti conosco. Eri in prigione l'altro giorno. Sono tornato alla fattoria per il liquore, sai. Ti fa vedere cose. Loro non ci faranno caso.
Sono rinchiuso in manicomio, ma il mio amico Danny l'ho perso. Qualcosa è andato storto. Non sembra più lui. Come in certi film di terzo ordine, quando il miglior amico del protagonista diventa cattivo. Ma chi ha scritto questa... questa merda? Pensato a tutte le conseguenze possibili. Se seguo il volere della presenza oscura, la storia che sto scrivendo non salverà Alice. È una storia dell'orrore e la ucciderà. E poi ucciderà me e tutti gli abitanti del paese. Non risparmierà nessuno. L'oscurità consumerà tutto. È ciò che ha sempre desiderato. Sarà finalmente libera, inarrestabile. Ha usato Alice per attirarmi. Me l'ha sventolata davanti per motivarmi. Non voleva affatto liberarla. Ma ora cambierò tutto. Fuggirò. Mi sono aggiunto alla storia. Ora ne sono il protagonista. È un rischio terribile, ma è l'unico modo per salvare Alice. Sarò legato agli eventi della storia come tutti i personaggi che ne fanno parte. Perché la cosa funzioni, la storia deve comunque sembrare vera. Devono esserci vittime, fughe, suspense. In una storia dell'orrore non si sa mai se l'eroe ce la farà o riuscirà a sopravvivere. È quasi costretto a morire. Per prima cosa, scriverò la mia fuga. Mi serve aiuto. Sarà Zane ad aiutarmi. Farò avverare ogni cosa. La porta anteriore era chiusa. La fattoria era ancora molto lontana. Mi serviva una macchina per arrivarci in fretta. Se Barry non era lì, probabilmente era nei guai alla fattoria. Per un momento mi sentii in colpa per aver dubitato di lui. Dopotutto ero arrivato fin lì, ma Barry era Barry.
Sapevo che i fratelli erano stati delle specie di rockstar, ma non ne ero convinto finché non vidi il palco. Al! Corri! Arrivano! Ne arrivano troppi! Ah! Dannazione! Felice che tu abbia deciso di fare da solo, signor Bronson. Sta zitto e spara! Dobbiamo scacciarli! Posso aiutarti facendo partire altri fuochi d'artificio da qui? Bright Falls, la capitale del rock and roll.
Vedi? Non c'è problema. Il tuo cartonato è come nuovo, proprio dove l'ho lasciato. Una volta sistemato qui, tornerò a prenderlo. Sì, in effetti era la mia più grande preoccupazione. Dobbiamo togliere di mezzo questo affare. Ho fatto il possibile, poi mi hanno assalito. Dove vuoi arrivare? Già, non è stato male. Vuoi che faccia l'imitazione di Barry Wheeler? No? Immaginavo. Wow, guarda quella roba! Spingevano forte con questa merda vichinga, eh? Guarda che roba! Niente male quei tipi. Perché non ne ho mai sentito parlare prima? Senti chi parla. Quello che ha scoperto Ozzy Osbourne da un reality. Wow, Night Springs. Cavolo, che bei tempi. Ti ricordi quando ti ho trovato quel lavoro? Il tuo primo vero lavoro da scrittore. Questo è uno dei tuoi episodi. Nell'esplorazione di un paesaggio onirico, solo per fermarci improvvisamente davanti a una situazione decisamente terribile. Una lunga fila di persone. Ehi, Jones, giusto? Ascolta, dovremmo aspettare finché Sua Altezza la sarà. Oh, wow, e chi è? Non so niente, non so ogni cosa. Tutto questo. Ma aspetta, no? Sono io quello che sta sognando. Certo! Sveglia, amico! Sei solo un altro sogno! Io sono un sogno! Un inseguimento con il mostro alle calcagna e lui che corre come un pazzo mentre le sue gambe non funzionano. No, signore! E se poi si sveglia con i sudori freddi? Già, esatto. Perciò aspettiamo finché non vuol proseguire. Manteniamo la pace e la calma. Ehi, sta succedendo qui. È il 1976. Regna la pazzia nella fattoria degli Anderson. Contro ogni logica, l'ingrediente più potente del loro whisky di contrabbando è acqua non filtrata di Cauldron Lake. Gli Anderson si sentono delle divinità. Odin ride in continuazione, considera l'ipotesi di cavarsi un occhio. Thor corre nei campi con il martello in mano, nudo, strillando e inseguendo fulmini. Le loro canzoni sono intense. Qualcosa di antico si sta rivoltando negli abissi. Sta tornando. Il vascello vichingo era imponente, quasi un'arietta da battaglia.
Quei vecchietti la sapevano lunga. Fai una cosa, Al, e ne usciamo vivi. Ho intenzione di iniziare a rappresentarli. Già, vendere questa roba online, creare un reality show, lanciare un nuovo singolo. In bocca al lupo, amico. Ehi, tu trova il modo di uscire da qui. Io do un'occhiata a questa roba. Qualcosa bloccava la porta dall'altro lato. Dovevo trovare un'altra strada. Attento! Tieni gli occhi aperti, ok? Come sapranno i nostri fan, di solito lavoro di notte, ma non sono l'unico. Gli agenti Mulligan e Thornton dedicheranno un po' del loro prezioso tempo per farci compagnia qui in studio. E ragazzi, siete occupati ultimamente? La festa del cervo è alle porte? Immagino che avete un meglio da fare. Riuscivo a intravedere l'edificio che doveva essere la casa degli Anderson, dall'altro lato del campo. Non era lontana. Non avevo paura di fidarmi delle parole di due vecchi esauriti. Avevano l'antidoto.
Ehi, andiamo! Mi sa che dovremo aprirla insieme questa volta! Sembra pesante! Ehi, quella deve essere la fattoria! Siamo quasi arrivati! Questa fattoria è un posto da sfidati! Dovremmo sentirci a casa, allora. Forza, un'altra porta! Coraggio! Ci sono spente, controlliamo la cassetta dei fusibili. Questo posto sembra abitato. Pensavo che gli Anderson fossero rinchiusi. Le grida di Alice risuonarono di nuovo nel silenzio della notte. Mi vidi mentre correvo verso il cottage con la torcia in mano. Seguì il mio io passato. Ero un osservatore di me stesso. Un viaggiatore nel tempo, in un sogno folle e ubriaco. Era l'inizio, la notte in cui Alice scomparve. Il mistero di ciò che successe durante la settimana di vuoto stava per svelarsi. Dobbiamo scoprire da dove viene. È questo il messaggio di cui parlavano gli Anderson. È per questo che siamo qui. La signora delle luci? Ah, deve essere quella vecchia pazza ossessionata dalle lampadine. Cynthia Weaver. Esatto, deve essere lei. Ok. Dobbiamo trovare Cynthia Weaver. Passeremo qui la notte e torneremo in città non appena farà luce. Ehi, Al, manca parecchio all'alba. Rilassiamoci un po'. E rilassarci significa sbronza. E dai, Barry, questo... Sì, perché no? Senti, Al, mi spiace per Alice. Seriamente, perché io e lei non andiamo d'accordo, ma la troveremo, ok? E anche se sei un bastardo svitato, starò al tuo fianco a qualunque costo, sempre, Al. Sei come un fratello. Sono uno scrittore, dannazione. Giusto. Se solo volessi, potrei scrivere 10 libri all'anno. E sarebbero tutti i migliori dell'anno. No, non potresti. Esatto, non posso. Ma potrei. Sono uno scrittore. Cosa? Ma che cosa c'è in questa roba? Sento come se il cervello mi uscisse dal naso. Ruberò la formula con i mentecanti e sarò... un miliardario dell'alcol. Mi manca tanto, Barry. Vorrei tanto fosse qui con me. Lo so, lo so. Andrà tutto bene. Ne verremo a capo.
Chris, sto arrivando! È tutto a posto! Arrivo! Era un folle sogno ubriaco, ma al tempo stesso era molto di più. Era la verità. Un ricordo sepolto risvegliato dall'alcol degli Henderson. Ero là, un osservatore di me stesso. Era la notte in cui io ed Alice eravamo arrivati a Bright Falls, la notte in cui scomparve. Avevo un'opportunità per scoprire cosa fosse successo. Mi ricordai di essermi sorpreso che il cottage fosse al buio. Alice non avrebbe mai spento le luci. Alice! Alice! Ricordai di aver intravisto Alice sott'acqua, mentre sprofondava lentamente nell'oscurità. L'ultimo ricordo di quella notte era di essermi tuffato per salvarla. Poi, la prima cosa che ricordavo era di essermi svegliato nell'auto incidentata e di aver trovato le prime pagine del manoscritto. Non riuscivo a trovarla in quell'oscurità. Dovevo aver pensato fosse annegata. Alice! Jagger aveva Alice. Alice! Quindi aveva me. Alice! No! Ero stato una preda facile. Guarda il cottage. Sbaglio o c'è qualcuno alla finestra? Alice? Forse non è affatto annegata. Forse è là dentro. Alice! Sì. La presenza oscura mi aveva toccato, affondato gli artigli nella mia mente e mi aveva usato come un fantoccio. Deve essere qui da qualche parte. Forse di sopra, nello studio. Alice! Sì, ecco dove si trova. Puoi chiederle scusa. Alice! Vi farete una risata e vi lascerete tutto alle spalle. Alice! Non è qui. Sei stato sciocco a pensarlo. No, è morta, annegata. No, no, no! Tua. Sei tu il colpevole. Voleva solamente aiutarti a scrivere. Ma tu l'hai uccisa. No! Oh, calmati, c'è ancora speranza. Control Lake è un posto speciale. Ti dà il potere di cambiare le cose. Voleva che tu scrivessi. Ti dirò cosa devi fare. Scrivere del suo ritorno. La storia diventerà realtà e tutto tornerà a posto. Lei aveva Alice e il manoscritto era il riscatto. Sì, scriverò. Riuscirò. La porterò indietro. L'ho scritto io. Ora ricordavo tutto. Nell'oscurità avevo scritto per giorni, una settimana, quasi un intero manoscritto di un romanzo intitolato Departure. La Jagger era il mio revisore. Mi sussurrava all'orecchio in modo che la storia la rendesse ogni momento sempre più potente. Credevo di salvare Alice. Nonostante avesse imbrigliato la mia mente, una parte di me era stata abbastanza lucida da inserire una via di fuga nella storia. Una luce nel cottage che mi avrebbe liberato prima di finire. Per interrompere il racconto prima della sua fine, in cui l'oscurità divorava tutto e tutti. Zane era debole e lontano, ma lo avevo inserito nella storia e la sua luce era stata sufficiente a liberarmi. Lei non è qui ora. Io sono qui perché così è scritto. Ho portato la luce per liberarti. Devi fare in fretta. Scoprirà che sono qui. Tornerà presto. Ha rubato il corpo della mia Barbara molto tempo fa. Sembra così vecchia.
Mi svegliai, confuso e stordito, con la mente consumata dall'oscurità e dal terrore. Non potevo fare altro che scappare. Barbara! La settimana nel cottage mi aveva segnato. Stavo perdendo conoscenza sempre più in fretta. Era di certo costato molto a Zane scendere ancora più a fondo nel buio che stava scandagliando. Ma era riuscito a indebolire la presenza oscura, proteggendomi quella notte. L'ho scritto io. È colpa mia. Esatto, James Joyce. È colpa tua e la pagherai per questo. There's an old town road with mystery upon the poet and his muse.